Hai avuto tra stamani e oggi pomeriggio dalle prove? Abbiamo visto dei gran bei cavalli stamattina e i soliti sono andati molto bene, quindi hanno dimostrato come l'anno scorso di essere adatti a Piazza Alfieri. E c'è qualcuno che mi ha impressionato più dell'anno scorso, e quindi vedo un lotto di cavalli molto in alto e anche livellato. Secondo me conterà molto le strategie un po' delle dirigenze. Chi ti è piaciuto più dell'anno scorso? Tiepolo mi ha fatto veramente... Mi ha impressionato. Rispetto all'anno scorso ho visto un galoppo molto più fluido, preciso in curva, ma quello era già l'anno scorso, girava veramente attaccato allo steccato interno, e quindi la torretta la vedo molto, molto carica, diciamo. Senti, si fanno i nomi dei cavalli più noti, sì, montati dai big. Qualche possibile outsider secondo te? Che li hai visto tutta la provincia? Outsider è Volture. Volture l'ho visto, lo vedo bene, molto bene. E di altri nomi non mi sento di farne, ecco, perché Unico credo che se si adatta a questa pista qua può essere veramente uno dei primi tre cavalli, ecco. Lo zucchino e la giubba te l'hanno portata ai bambini stasera? Sì, sì, è qui a San Lazzaro, è sempre così, insomma, è una bella cosa. È una cosa un po' anche che riconcilia anche con un palio che magari altrove si vive anche in un'altra maniera, no? Ti riporta una dimensione molto più affettuosa e umana. Sì, sì, sicuramente i bambini, dai, fanno un altro effetto, quello non c'è dubbio. Senti, questo nuovo palio di Asti per te arriva dopo 365 giorni al Fulmicotone davvero, con la stessa determinazione o forse con un pizzico ancora più di grinta in più rispetto all'anno scorso? Vabbè, l'anno scorso c'era bisogno veramente di vincere, perché insomma era un po' di anni, loro non vincevano e l'ultima volta avevano vinto con me, e quindi ero ritornato qua, ci ho provato un po' di anni, poi alla fine siamo arrivati alla vittoria, quindi è stata una bella soddisfazione. Ora non siamo all'acqua alla gola, però insomma ci si prova, anche perché mi hanno ridato fiducia, io ci sono rimasto volentieri e... L'annata sta andando bene, però insomma voglio anche finire bene, ecco, io ci provo, do il massimo e poi se c'è un pochino di fortuna si vince anche meglio.
Entusiasmo, tradizione, cambiamento, esperienza e valori. Ieri erano questi i punti focali del suo discorso nel giro della vigilia. È la traccia di un sindaco che ama il palio, questa? È evidente, non ho bisogno di presentarmi, sono nato in questo mondo, ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che dagli anni 30 vive di questa nostra tradizione, sono stato un rettore, sono stato presidente del collegio dei rettori, da rettore ho avuto la fortuna di vincere due volte il Palio, non è un rettore che lo vince ma è un rione, di essere rettore in quel momento in cui il mio rione ha trionfato per ben due volte, quindi conosco bene la materia, mi sono trovato ad affrontarla dall'altra parte del tavolo da sindaco e ritengo che sia una risorsa per il nostro territorio, ritengo che sia indispensabile per la nostra città, per meglio progredire e guardare al futuro, non dimenticarsi di quelli che sono i nostri valori e le nostre tradizioni. La nostra è però una festa che nel tempo si è sempre modificata e ha avuto sempre degli importanti cambiamenti. Corriamo almeno dal 1275, non lo corriamo purtroppo consecutivamente, ci sono state varie interruzioni, varie riprese, ogni volta ci sono sempre state delle modifiche, quelle più vicine nello scorso secolo sono la ripresa del 1967, sono il cambiamento della piazza nel 1988 passando da piazza Campo del Paglio alla piazza Alfieri, quest'anno 2018 l'ulteriore cambiamento che introduciamo immaginando, pensando e ne siamo certi di fare meglio e di migliorare è quello della data. Il Palio si correrà il 2 di settembre, quindi la prima domenica di settembre e non più la terza. Un'operazione che ho fortemente voluto per avere giornate più lunghe come luce, per avere giornate più calde, immaginavo giornate un po' più soleggiate, purtroppo come potete vedere alle nostre spalle il tempo non è dei migliori oggi, però è l'unica cosa che non possiamo controllare. Un'operazione anche fortemente voluta per entrare in un periodo in cui le scuole sono ancora chiuse, consentire a tutti i rioni, a tutti i borghi e ai comuni di investire nei giovani, di coinvolgerli e di fare delle iniziative rivolte agli stessi. Sono state delle belle serate, sono state delle serate dove ogni struttura rionale ha potuto inventarsi delle nuove iniziative che hanno arricchito l'intera settimana del Palio e laddove sono state riprese delle iniziative che già negli anni precedenti erano state fatte, ogni volta o in ogni caso io ho avuto dei ritorni dei rettori che mi hanno detto di avere dei numeri impressionanti in netta crescita rispetto a quelli del passato. E quindi un Palio che pur nel rispetto delle tradizioni vuole evolversi, vuole diventare grande, vuole mostrarsi in tutta la sua bellezza e farsi conoscere ancora di più. Abbiamo fatto una forte campagna di informazione e siamo usciti sui giornali nazionali, siamo usciti negli aeroporti, siamo usciti sui pullman delle grandi città che abbiamo intorno alla nostra, che è la quarta città del Piemonte, una città da 77.000 abitanti, che è già una città che offre tutti i beni, i servizi di una città, ma che è ancora un po' un paesone dove tutti ci conosciamo. E è un salto che vogliamo fare. Io sono convinto che questo sia l'inizio, sarà migliorabile sicuramente, come tutte le prime edizioni quando introduci delle novità e delle modifiche ci possono essere delle imperfezioni, ci sono delle cose che si sarebbero potute fare meglio, io penso che però siamo ben avviati. Un altro cambiamento, visto che parlavamo dei cambiamenti, è lo spostare i box cavalli, l'area quindi dove ogni rione ha a disposizione un box per gestirsi il suo cavallo nelle fasi prima della corsa e durante la stessa. Sono stati spostati dalla vecchia Piazza della Libertà, che era una piazza come un'altra, un parcheggio di solito, invece nell'area dei giardini pubblici adiacenti, dove in questo momento gli animali possono stare all'ombra, più freschi, possono usufruire delle fontane d'acqua, mentre prima era necessario portargliela forzosamente. Quindi è un Palio che ha tante novità, non sono tutte, perché la riforma che io ho in mente è una riforma che vedrà ulteriori novità nel nuovo anno. Ricordo ancora fra le novità lo spostamento del Palio degli Sbandieratori dal giovedì antecedente al Palio al mese di maggio. Con questa operazione noi abbiamo dato il giusto ruolo e abbiamo valorizzato la bandiera, che per noi è molto importante, creando un doppio evento, il Palio degli Sbandieratori un sabato e il giorno dopo un Palio dei più piccoli, e quindi tutti i più piccoli di ogni rione hanno avuto modo con il loro gruppo di potersi esibire. Queste due giornate sono state la parte finale
dei festeggiamenti del nostro santo patrono, che quest'anno sono durati per 9 giorni, e quindi è stata una bellissima cosa anche in quel di maggio. Il giovedì, che è stato liberato dal palio di sbandieratori, l'abbiamo occupato inventandoci, possiamo dire, la cena dei fantini in ogni rione, una cena che durava presso poco fino a verso le 10:30, un quarto le 11, e poi è stato veramente bello vedere da ogni rione la gente alzarsi da tavola con il proprio fantino, venirlo a portare qui in piazza San Secondo, palazzo municipale, dove dai balconi del municipio sia stata una serata bellissima. Io ho 44 anni che vivo in questo mondo, sono nato e ho fatto i miei primi passi nel mio rione, nella culla non mancava mai il fazzoletto del mio rione, battezzato con un percorso a piedi cerimonia verso la parrocchia l'8 dicembre del 1973, io sono nato il 30 di ottobre, e quindi già non capivo ancora, ma i miei occhi immagazzinavano i miei colori e questa passione che oggi ho vissuto 44 anni in questo mondo, facendo, come ho detto prima, di tutto di più. In 44 anni una serata come quella di giovedì sera non l'avevo mai vista. Il bello, mi sono venute lacrime agli occhi almeno 2 volte in quell'ora. Il discorso che ho fatto è stato un discorso molto breve, a differenza di cosa mi dicono fare di solito, proprio perché avevo un'emozione forte. L'ho detto, anche se sta piovendo adesso, anche se è piovuto ieri e ha rovinato alcune cene, anche se ci saranno ancora delle perfezioni, questa grande riforma del Palio ne è valsa la pena anche soltanto per il giovedì sera. Giovedì sera vedere i popoli di tutti i rioni e borghi arrivare numerosi con il loro fantino e portarmelo qui perché il loro rettore lo potesse presentare dai banconi di Palazzo Comunale è stata veramente un'emozione unica. Questo Palio di Asti va al galoppo, ci sembra di capire dalle sue parole, verso il futuro. Però nel futuro c'è ancora il passaggio dai puro sangue ai mezzo sangue. Com'è il secondo anno con il cavallo anglo-arabo? Si sono risolti un po' di problematiche anche per quello che riguarda gli ingaggi da parte dei vari comuni, borghi e rioni di mezzo sangue? C'è stato un po' più tempo, un anno di tempo per preparare la pista, per valutare i soggetti adatti. Come si è adattato il Palio di Asti a questa tipologia di cavallo? Ma allora, si è adattato perché fin dal primo giorno successivo all'edizione del Palio del 2017 io sono stato chiaro: non voglio ripetere l'esperienza dell'anno precedente, dove siamo arrivati a poco giorno del Palio dover decidere se correvamo con gli uni o con gli altri soggetti. Quindi, per consentire a tutti di giocarsela alla pari, e quindi non qualcuno ha un'informazione prima perché conosce, ha saputo che forse non si riusciranno di nuovo ad avere i puri, sì, ecco, per togliere confusione e mettere tutti nelle stesse condizioni di giocarsi alla pari le possibilità di vincere il Palio nel 2018, io subito nei giorni successivi al Palio del 2017 avevo detto: il prossimo sarà ancora un Palio di mezzi. Ora, è probabile che il 2019 sia ancora un Palio di mezzi, perché ci sono le stesse condizioni dell'anno scorso. È mia intenzione però nelle prossime settimane chiedere un incontro con il ministro Centinaio e poter essere messo nelle condizioni di spiegare il perché il mio Palio è un Palio di puri e non è un Palio di mezzi, perché ritengo che sia stata fatta una cosa non bella, non giusta, non corretta, e perché questa cosa che ci obbliga a correre con i mezzi abbia portato con sé tutta una serie di conseguenze che tante volte non investono soltanto il nostro Palio, ma hanno per forza di cose dei riflessi anche su altre corse in giro per l'Italia, che invece erano nella loro tradizione ormai abituate a correre con i mezzi. Se dall'incontro col ministro o da qualcuno che il ministro mi indicherà capirò che non ci sono margini di trattative, che non ci sono possibilità per poter ritornare ad un Palio di puri, convocherò il Consiglio del Palio e con molta trasparenza e tranquillità dirò tutte queste cose ai rettori e insieme a loro prenderò una decisione definitiva per definitivamente spostarsi sui mezzi. Però, ripeto, voglio arrivare a un momento in cui non ci sono proprio più possibilità e si è fatto qualsiasi cosa, e quindi non c'è qualcuno che mi può eventualmente dire hai abbandonato una tradizione, non te ne sei occupato abbastanza. Questo in tempi brevissimi. A sempre a proposito di mezzo sangue, allora quest'anno i cavalli, per essere ammessi a correre il Palio di Asti, quindi ammessi al definitivo ingaggio da parte
dei borghi, dei rioni e dei comuni hanno dovuto comunque partecipare obbligatoriamente a almeno una corsa, giusto? Quindi una sorta di protocollo astigiano, chiamiamolo alla senese. Il problema però che anche si sente in giro da, e soprattutto da vecchi uomini di Falio, di Asti, è che Asti è una terra di puro sangue, di scuderie, ma mancano i cavalli mezzo sangue, quindi comunque il bacino di utenza è per forza la Toscana. Nel caso si dovesse proseguire con il palio dei mezzo sangue, ci potrebbe essere anche da parte del comune la volontà di incentivare l'acquisto di mezzo sangue, di creare comunque un parco cavalli mezzo sangue astigiano se non piemontese? Ma il discorso che facevo prima, quando parlavo di ripercussioni su questa scelta che il palio di Asti può portare anche ad altre situazioni e ad altre realtà, e quindi il danno e il cambiamento che noi direttamente subiamo è quello che qui c'erano tantissime scuderie, c'erano tantissimi appassionati, avevano tutti i puri e c'era un bel mondo e c'era un parlare di cavalli e rimanere in questo mondo per tutto un anno. Oggi questa cosa viene meno e quindi questi puri vengono fatti correre ancora negli ippodromi finché ci sarà ancora voglia di farli correre negli ippodromi, e dopodiché immagino che queste scuderie o andranno a convertirsi o altrimenti verranno meno. Nell'immediato il fatto che i mezzo sangue si trovano soprattutto nella vostra regione fa sì che probabilmente ci siano problemi nell'alzare il valore e il prezzo di ingaggio di un cavallo nel momento che c'è la concomitanza fra due feste, quindi se vado a correre da una parte non posso correre dall'altra. Ci sono tutta una serie di problematiche che a ricaduta per forza di cose andranno anche a investire su altre feste. Relativamente ai contributi, perché la domanda che mi ha fatto è andata diretta nello specifico, non ci nascondiamo che qualsiasi amministrazione comunale oggi vive in epoca di ristrettezze e quindi il mettere a disposizione delle risorse per una cosa vuol dire toglierle da un'altra, e questa è una città che sta già investendo molto sul palio, e una città che per investire sul palio magari non investe su cose che per altri cittadini sono prioritarie. Qui abbiamo quotidianamente, io in 14 mesi ho ricevuto 1500 persone, abbiamo un'infinità di persone che hanno difficoltà a arrivare alla fine del mese e quindi questo bisogna metterlo in preventivo. Quello che posso dire è che noi siamo arrivati a un'ulteriore svolta, che è quella di professionalizzare maggiormente questa festa. Quindi noi dobbiamo per forza di cose trovare un soggetto che possa essere pubblico, che possa essere privato, pubblico-privato, queste sono formule che si vanno a verificare, che sappia sfruttare al massimo le potenzialità di questa festa, che grazie allo sfruttamento dei potenziali di questa festa sappia ricavarne delle risorse dalla stessa invece di doverne investire a babbo morto. E allora in quel momento lì, sapendo che questa cosa produce della ricchezza, quella ricchezza per forza di cosa dovrà sulla stessa festa essere reinvestita. E le risorse si possono investire in tanti modi, sicuramente si possono aiutare sia le scuderie per eventualmente convertire la tipologia di soggetti che hanno nelle proprie stalle, ma io direi anche investire su una scuola fantini astigiane, che secondo me è necessaria, anche perché siamo in 21 a correre e quindi c'è spazio per i big senesi, c'è spazio per fantini che non corrono in nessun palio in Italia, si vanno a prendere dalle corse sarde, però è giusto che la nostra città rivendichi anche la possibilità per qualche giovane che cresce in contrada e che ha questa passione di avere gli strumenti, i mezzi, perché magari è aiutato per così far sì che possa nascere una nuova professione. Sindaco, è cambiato tanto il palio e uno di questi cambiamenti è la percezione degli astigiani stessi. Da 20 anni a questa parte il palio prima era quasi un disturbo, adesso è diventata parte integrante della vita. Direi di sì, e l'operazione che abbiamo fatto di anticipo della data va proprio in quella direzione. Io volevo che una manifestazione, una rivocazione che parla della nostra tradizione, della nostra cultura, diventasse qualcosa di più, diventasse una festa, diventasse un qualcosa che coinvolge davvero tutta la città. Era necessario quindi spostarla anche solo di 2 settimane per arrivare in un periodo più caldo, con più luce e soprattutto con le scuole chiuse. Ecco, per quanto riguarda il rapporto con Siena, Siena è sempre stata presente quasi in massa ad Asti. Ma questa data può aver migliorato o peggiorato la presenza senese?
Lo vedremo dai dati che fra qualche giorno inizieremo a leggere. Quello che vi posso dire è che noi a oggi abbiamo gli stessi numeri in vendita di biglietti in presenza degli alberghi degli altri anni, quindi siamo alla vigilia nelle stesse situazioni, con una città che però è cambiata totalmente, una città più viva, una città che sta partecipando di più, e poco alla volta io sto vedendo più o meno le stesse facce degli altri anni. Io sono da 30 anni che vengo a Siena, in 30 anni ho visto e conosciuto veramente tante persone, ho imparato a conoscerle ed apprezzarle, tante ce n'erano e tante ne sto vedendo. Una cosa che accomuna Siena ed Asti è anche il vino. Asti in qualche modo unisce palio e vino. Sì, questo è vero, sono due territori veramente simili in tutto. Il vino, inutile parlare dei vostri, sono fra le prime denominazioni di origine controllate e garantite che abbiamo avuto in Italia, ma qui abbiamo cose non da meno. Barolo, Barbaresco. Ecco, il palio fa da traino adesso al vino. Il vino va da sé. Io vedo che il vino va da sé, il vino ha una sua forza, perché nel nostro, faccio un esempio, noi abbiamo una bottiglia che gira con il nome Asti in giro per il mondo in 90 milioni di pezzi, e questo promuove già il territorio che lo produce. Poi che nel simbolo del consorzio dell'Asti ci sia un cavaliere a cavallo che si richiami quindi le nostre tradizioni anche in questo senso, questo è una cosa che è capitata, però penso che il vino abbia una forza tale, perché è parte integrante della nostra economia, anche questo della nostra tradizione e cultura, che non abbia bisogno di altro. Posso immaginare che forse può essere più il vino e la nostra economia da traino verso il nostro palio. Sindaco, ho saputo che a Siena si parla di un palio straordinario, ma lei che cosa ne pensa dei pali straordinari? Allora, nella mia realtà io dico... Allora, premesso, un rapporto particolare col palio straordinario, perché quando mi occupavo direttamente di vita di Rione avevo degli incarichi, l'unico straordinario che abbiamo fatto nel 2000 ha vinto la Contrada Rivale, quindi tendenzialmente non ho questa simpatia verso gli straordinari. Lo palio straordinario di allora disse però una cosa, che probabilmente questa città, la mia, la nostra, non è ancora strutturata per avere un secondo palio, che sia straordinario o che sia un secondo palio fisso. Io lavorerò molto perché tutti i rioni, tutti i borghi si possono strutturare e possono al meglio partecipare a un palio. Quando saremo strutturati e avremo le forze per farlo, si potrà pensare eventualmente al passo in più. Non sono una persona che fa dei passi più lunghi della gamba, sono di solito molto concreto. Nella vostra realtà cambia tutto. Una realtà consolidata che diverse volte ha fatto dei pagli straordinari, una città che è tutta a disposizione di un'amministrazione che decide di fare una scelta di questo tipo. Quindi, nonostante ci siano molte somiglianze fra le nostre due realtà, quando andiamo un po' più nel dettaglio, nello specifico, esempio, un palio straordinario, le due realtà diventano molto differenti fra di loro. Se avete scelto ottobre, mi la vedo proprio come una novità, mi pare che in passato ce ne siano stati a settembre, che siano stati un po' più... Beh, ancora non sono scelti, però vedremo. Per quanto riguarda invece cavalli, un'ultima battuta, cavalli che hanno corso a Siena stanno correndo anche ad Asti. Lei vede queste piste simili? Può uno stesso cavallo, anche uomo che di cavalli qualcosa ha avuto a che dire quando faceva il dirigente del suo borgo, giusto? Sì, quindi il cavallo che corre a Siena ha le caratteristiche giuste per correre anche ad Asti? Ma allora, noi avevamo iniziato sui puri un protocollo per il cavallo da palio, per il cavallo per il palio di Asti, un protocollo che era stato condiviso con il Ministero fino a un determinato momento in cui tutto il castello è crollato. Si basava su determinate misure che dovevano avere in alcune parti del loro corpo i cavalli, si basava su una serie di prove che durante tutto l'anno ci dovevano essere per arrivare ad un
determinato momento con delle certificazioni e queste altre cose qua. Oggi noi stravolgiamo il tutto e ci troviamo con una pista che è la stessa di quella che avevamo prima di fatto, e cambiamo la tipologia di animale che facciamo correre. Quindi, essendo questo che viene il secondo Palio, è ancora tutto in fase di studio il fatto che il cavallo che è adatto al Palio di Siena si trovi perfettamente a suo agio nel correre Asti. Quello che posso dire sono semplicemente dei dati oggettivi. Il Palio, il penultimo Palio con i mezzi sangue si era corso in 1,36, l'ultimo Palio con i puro sangue si era corso in 1,38, il Palio dell'anno scorso con i mezzi si è corso in 1,37, vuol dire il Palio l'anno scorso dei mezzi, il primo che è arrivato, che si è aggiudicato il Palio, ha corso esattamente nella media dei due anni precedenti. Quindi da un punto di vista di quello che lo spettatore vede o del cittadino tipo, quello che può percepire, grosse differenze non ce ne sono. Naturale che a noi stia a cuore, come i grandi passi che avete fatto voi a Siena in questo senso, altrettanto stiamo facendo e facciamo da tempo noi ad Asti, ci sta a cuore la salute del cavallo. Dobbiamo cercare di far capire a coloro che il Palio non lo vogliono che per alcuni di noi certe volte il cavallo conta di più magari di un familiare o di un amico, e gli si prestano le attenzioni che magari a una persona magari non gli si darebbero. Quindi massima attenzione, abbiamo un gruppo importante di veterinari guidati dal dottor Brusa che tutto l'anno sono sul pezzo, che fanno degli esami per certificare la possibilità che un cavallo possa correre o no. Alcuni sono stati scartati anche da noi, uno è stato scartato ieri dopo le prove perché ha dato idea che non si riuscisse ben gestire fra i canapi e quindi poteva essere non soltanto un pericolo per sé e per il suo fantino, ma eventualmente per gli altri. Quindi tutti gli accorgimenti possibili per cercare di fare in modo che il tutto vada al meglio li stiamo prendendo. Il dire che il cavallo che ormai è certificato si trova bene sulla piazza di Siena con un tufo, quindi una terra che è completamente diversa dalla nostra, sia anche adatto qui da noi, questo, ripeto, necessita del tempo, necessita statistica, necessita tutta una serie di passaggi che sono quelli che stiamo facendo in questi mesi. Ma per me il Palio innanzitutto è una grossa passione, è storia, e penso che sia anche parte di vita, perché io ho passato 23 anni nel mio comitato, da quando ero bambino ho cominciato a fare il tamburino, ho fatto lo sbandieratore, poi sono venuto su, sono stato 7 anni vicerettore, sono stato anche 3 anni rettore e via, sono state grandi emozioni, grande cosa per me. Il Palio è vita, il Palio è passione, gloria, gioia, dolore, lacrime, sorrisi, di tutto e di più. È l'unica cosa che l'unica passione che ho io è il Palio, cioè ma non solo il mio Palio, perché il mio è il numero uno, poi magari per gli altri il numero uno è quello delle proprie città, però io giro molto, vado a Siena, non al Palio, proprio il giorno del Palio, perché non riesco a stare nella ressa, però sono andato a Fucecchio, sono andato a Legnano, che ho anche tanti amici, tante belle contrade, tante cose, e sono stato a Siena, Fucecchio e via. Il Palio è vita, il Palio è di tutto di più, via. Poi una cosa che forse non so se ho sbagliato o non ho sbagliato nella mia vita, pensare che il Palio è una grande famiglia, che il giorno del Palio sia tutti, come si dice, ognuno per conto suo, ognuno fa il suo Palio nel proprio rione, borgo, comune, però il giorno dopo sia di nuovo tutti amici, via, ci sono di nuovo, come si dice, strette di mano, abbracci, sorrisi. E bon, io quando ero nel mio borgo, che ero reggente, nel senso che facevo il rettore o il vicerettore, ho sempre girato anche per gli altri borghi, rioni, ci siamo aiutati, abbiamo fatto anche delle iniziative insieme, ci siamo sempre divertiti. Ecco, forse una cosa che non ho detto è anche divertimento il Palio, su tanti aspetti. No, io penso che ogni persona di Palio possa lasciare un segno nel mondo del Palio, che sia bello o che sia brutto.
Io non ho mai vinto, neanche il mio comitato ha mai vinto, però penso di aver lasciato un bel segno e la risposta ce l'ho adesso, perché comunque amici di Legnano, di Siena, di Fucecchio, tanti fantini vengono a trovarmi qui, anche tante stelle del mondo del palio vengono a trovarmi qui, si vede che qualcosa ho lasciato anch'io nel mondo del palio, anche se poco e non ho mai vinto, però qualcosa mi è rimasto alla gente che ho frequentato e continuo a frequentare. Parlare con legnanesi di palio, del futuro del palio di Legnano. Di Legnano. E il futuro del palio di Legnano, parliamo del futuro, del passato lo evitiamo direi quest'anno. No, il futuro è, il nostro futuro è un futuro, si spera, abbastanza roseo, nel senso quanti anni avete per poter contare sul puro sangue, considerando i puro sangue che hanno corso quest'anno? Allora, rimanendo a quelli che abbiamo, che hanno corso quest'anno, secondo me non abbiamo più di 2 o 3 anni, penso io, anche perché sono sempre, poi ne abbiamo parlato già diverse volte, sono sempre meno, i cavalli sono sempre gli stessi, i nomi sono sempre gli stessi che girano, hanno tutti un anno in più chiaramente, le prestazioni si vede che da un anno all'altro comunque cambiano notevolmente e quindi io non vedo più di 2 o 3 anni ormai in questo modo. Quindi, allora, poi partiamo, bypassiamo il discorso considerando che in un futuro prossimo anche il palio di Legnano si correrà con mezzo sangue. Saltiamo la generazione De Bomario e De Bonantonio, che ormai sono fuori. Preziosa Penelope sarà fuori dal palio di Legnano. Sì. I legnanesi guardano 5 anni? I legnanesi sì, io onestamente no, anche perché non abbiamo più quella, purtroppo ci si sta incaponendo sul fatto di dire il palio di Legnano ha la tradizione di puro sangue, il palio di Legnano ha la tradizione di puro, però i puro sangue non ci sono, cioè è inutile continuare a incaponirsi sulle cose inesistenti, cioè il fatto di poter, e l'abbiamo visto quest'anno, perché cavalli che arrivavano dalle corse, dopo una corsa di provincia e hanno fatto il palio, hanno fatto un palio disastroso, cioè di esperienza non ne avevano, di esperienza non ne hanno fatta. Lasciamo perdere Genarmoni, che è un fuori categoria. È il cavallo per eccellenza, l'abbiamo detto 1000 volte, è un piacere vederlo correre, a prescindere dalla contrada dove vada a correre è sempre bello vederlo, e è un cavallo che ormai fa solo Legnano, farà solo Legnano, perché ormai anche ad Asti è rimasto, passando ai mezzi, è un paglio in meno anche per lui, altri pagli non ne fa, però gli altri cavalli che dove, quindi, cosa facciamo? Il dirigente di una contrada di Legnano che guarda avanti va per allevamenti ora? Devi andare per allevamenti per forza, non c'è altra scelta, anche perché se rimani coi cavalli che abbiamo oggi è un portarseli via uno con l'altro, anche lo stesso Genarmoli lo vediamo, cioè ha fatto stamani il sindaco, ci sarà una gara di ingaggi, ormai il problema di Legnano non è più un ingaggio dei fantini ma è un ingaggio dei cavalli, ed è diventato da un certo punto di vista, secondo me, è una cosa assurda. Allora, però andiamo ancora oltre. Se Legnano passa mezzo sangue, probabilmente arriverà un po' un problema grosso, e sarà quello di sbrogliare il nome del mossiere, perché è impensabile un palio di Legnano con 8 cavalli in cui nessuno sia un da Clodia. Assolutamente sì, purtroppo, nonostante l'ottimo lavoro che ha fatto in questi anni a Legnano, diventa chiaramente un personaggio da non poter più presentare in questo senso. E quindi aspetta, qui andiamo ancora avanti, galoppiamo alla velocità della luce come se si fosse Genarmoni.
Legnano è un palio così maturo, così pronto, così strutturato e così anche autoconsapevole da prevedere un legnanese sul verrocchio di Legnano? No, assolutamente no, assolutamente no. Sai, io potrei essere anche di parte in questo. Legnano non è matura per una cosa del genere. Non è matura nemmeno Siena, quindi qualcuno bisognerà che prima la lanci questa idea di un mossiere d'esperienza che fa il palio. Guarda, noi l'abbiamo proposta già l'anno scorso, sotto le righe, non in maniera ufficiale, un po' a tutti i vari colleghi delle altre contrade, dicendo proviamo con una provaccia, proviamo con la provaccia del venerdì, è un'esperienza che sicuramente può soltanto dare prestigio a Legnano e alla serata anche in sé, anche oltre modo che la provaccia è una provaccia dedicata al nostro, un gran priore della mia contrada, e quindi cosa più bello che non presentare anche un mossiere della stessa contrada. E sai, sono quelle situazioni che poi tanti bei sorrisini, tante belle, ma sì dai, si può fare, si può vedere, e poi passa tutto in cavalleria, come si dice. E quindi non è matura assolutamente per una scelta di questo è tipo. È matura Legnano eventualmente per azzardare almeno una provaccia con il mezzo sangue, per iniziare a vedere come questi cavalli corrono in quel tracciato, guarda, in quella pista straordinaria al Weather. Sì, assolutamente, stessa cosa, anche questa l'anno scorso è stata richiesta da alcuni noi come addetti sportivi delle diverse contrade. Non è stata colta ancora, quest'anno riproporremo la stessa richiesta ai capitani, al direttivo che poi dovrà prendere la decisione finale. È del collegio dei capitani, giusto? Del collegio dei capitani, esattamente. Potrebbe essere sicuramente un modo per dimostrare che i mezzi sangue non hanno nulla di meno dei puri, perché comunque ci si dice ma il mezzo è differente, il mezzo non riesce, probabilmente dovremmo andare a cambiare anche il regolamento del paglio, perché i giri forza della finale probabilmente non sono confacenti alle caratteristiche di un mezzo sangue, cosa che, ti dico la verità, io non mi trovo assolutamente d'accordo. Io sono dell'idea che ormai i mezzi sangue sono né più né meno allo stesso livello di un puro sangue, e quindi potrebbe essere sicuramente un'ottima opportunità per dimostrare questo. Speriamo che la capiscano. Massimo Elia, un giornalista, nuova provincia di Asti, ma soprattutto un profondo conoscitore del mondo del palio, un po' di tutti i palio, un grande amante di palio, se possiamo definire. Sì, assolutamente sì, un amante di palio, un amante della città, amante della manifestazione. Sono giorni belli questi, perché i giorni della vigilia sono sempre pieni, intensi e si vivono in un modo diverso. Allora, dopo l'anno scorso un primo attimo di sbandamento e di confusione sull'analisi dei mezzo sangue, quest'anno il lotto dei cavalli era già definito da diversi mesi per la maggior parte. Che idea ti sei fatto di questi cavalli ingaggiati? Il lotto quest'anno è molto competitivo, è molto, diciamo, non elevato, comunque sicuramente di qualità superiore a quella dell'anno scorso, che l'anno scorso era una novità. Quest'anno i comitati si sono mossi per tempo, hanno potuto fare dei ragionamenti, dei discorsi, delle scelte più oculate, avendo più tempo a disposizione.
Riguardo ai cavalli, i più forti sono quelli che conoscono un po' tutti, il cavallo di San Secondo, Bomario che ha vinto l'anno scorso, Tiepolo della Torretta, il cavallo di San Martino San Rocco che è Preziosa Penelo, perché conoscono benissimo tutti, anche lo stesso cavallo di San Lazzaro che nonostante abbia vinto l'anno scorso, quest'anno è di nuovo molto competitivo e ambizioso, con Huron che mi sembra un ottimo soggetto. E poi chi vedi come possibile outsider? Io dovessi citare un outsider direi San Pietro, con la scelta fatta dal comitato di Spartaco da Clodia, che è un cavallo molto preparato, perché... Senti, sei entrato nella domanda successiva. Noi ci siamo confrontati, ci si confronta sempre molto sul palio, su cavalli, su fantini. Ci siamo confrontati spesso ultimamente su Adrian Topalli. Sì. È una presenza che manca qui. Sì, sì, perché credo che per quello che ha fatto e per quello che ha dimostrato negli ultimi anni avrebbe meritato di poter correre questo palio. Però forse qui non è ancora così, diciamo così, inserito, così conosciuto per poter meritare di essere scelto da un borgo, da un rione, per poter correre. Però credo che, io ho parlato ieri sera, e secondo me il prossimo anno sarà sicuramente un protagonista qui, e se lo merita anche. Da grande conoscitore di palio e da astigiano soprattutto, questo anticipo della data come lo leggi? E secondo te come lo sta vivendo la città? La città lo sta vivendo in un modo un po' così, un po' a sorpresa, un po' inaspettato, perché è una novità notevole. Io lo vivo bene, perché credo che sia una scelta giusta, una scelta oculata, che ci permette di avere intanto più luce per poter non dover rischiare di correre il palio alla luce dei riflettori, dei lampioni della piazza, e poi ci permette di avere anche, adesso purtroppo il tempo non ha accompagnato, ma il tempo è la cosa più imprevedibile che ci sia, quindi era auspicabile che i primi di settembre facesse più caldo, ma non è detto che domani poi non sia una bellissima giornata, poi più bambini, più coinvolgimento. E poi, come tutte le novità, bisognerà valutarla nel tempo. Si ripropone il prossimo anno e si vedrà, si faranno delle considerazioni, delle valutazioni. Io sono favorevole comunque. L'ultimissima battuta. In un lotto di cavalli così importanti, su contrade, contrade è una deformazione, su borghi, comuni e rioni che hanno sete di palio, la strategia domani sera che peso avrà? Oltre all'imprevedibilità del sorteggio delle batterie, ti dico la strategia, quindi questo anno di palio che abbiamo alle spalle, di tutti i pali, due pali di Siena, la possibilità delle ultime ore, novità delle ultime ore, di un palio straordinario a Siena, quanto peserà la strategia? La strategia io penso che peserà molto, però come dicevi giustamente tu prima, qui ci sono le batterie, e le batterie sono sempre un'incognita, perché non si sa in batteria con chi ci si va a scontrare, cioè ci possono essere delle accoppiate molto forti che si scornano già in batteria, quindi automaticamente qualcuno tra i favoriti potrebbe rimanere fuori. La strategia grossa al palio di Asti, la strategia che conta, di solito viene fatta in finale, e bisognerà vedere chi in finale avrà mezzi, possibilità, adesso non farmi andare troppo nel particolare, perché si capisce benissimo quali sono le cose, e quindi sarà poi lì il discorso. Io sono comunque dell'idea che i favoriti restano quelli che ti ho detto e che difficilmente le cose cambieranno. Riguardo alla possibilità del palio di Siena, del terzo palio di Siena, il palio straordinario, sicuramente ci sarà qualcuno che farà dei ragionamenti precisi e che potrebbe anche cambiare qualcosa rispetto a quello che pensavo precedentemente.
Ragazzi, ora è la mia casa, sì. Da quasi 18 anni siamo qua. Hai corso tanto qui ad Asti? Sì, ora non ti so dire bene i pali, ma sarà un 10-11 pali che ho fatto qui ad Asti. Quindi ora ho smesso anche di correre anche qua. Quindi la lettura di un palio si fa facile. Che palio è questo del 2018? Un palio diverso, con dei cavalli diversi. Poi quest'anno è stato anche già cambiato delle date, quindi hanno portato il palio a 15 giorni prima di quello che era una volta. E mezzo sangue, cavalli diversi, la pista è rimasta sempre quella. Quindi. Ma chi capisce di cavalli può capire anche il valore dei cavalli. E questi cavalli che cosa esprimono? Chi saranno i favoriti? Di domani? Io ne ho una in testa, poi ci sono quei 4-5 che comunque se la possono contendere. Per me è Preziosa Penelope, quella, la cavalla che per me può dare il palio, portarti il palio. Però c'è Bomario da guardare bene, poi abbiamo quello di Gingillo, Huron, mi è piaciuto tanto, ieri nelle prove è andato molto bene. Ci sono tanti da Clodia, da Clodia si adattano meglio alla pista di Asti? Ma sono cavalli comunque diciamo di qualità, ci vuole anche per loro il suo tempo di adattabilità, vanno molto bene, ma comunque vediamo, ora ti dico, per me il cavallo di punta per me rimane quella cavalla lì, anche se ho visto che ha qualche problema col canape e tutto, però non escludiamo anche Bomario, che comunque è il cavallo che ha vinto l'anno scorso e può fare anche quest'anno il suo palio, ecco. Il tempo ha fatto sì che non si corresse una prova, questo può cambiare qualcosa negli equilibri, specialmente nella scelta dei cavalli, primo o secondo cavallo? Sì, secondo me qualcosa può cambiare, anche perché qualcuno voleva riprovare stasera, tipo ecco Gigi, so che voleva riprovare il cavallo anche stasera, quindi qualcheduno che è rimasto indietro, che non ha proprio i cavalli che hanno corso tutto l'anno, che insomma avevano piacere di riprovare, purtroppo sto tempo li ha messi così, ecco. Si starà a vedere domani alla loro scelta. La pista di Asti ha una curva difficile, questa curva è stata anche addolcita, quanto ha reso più facile il palio? Sì, diciamo ha uno sbocco in più di uscita, però per questi cavalli qui non penso che sia una grossa difficoltà, sono comunque cavalli addestrati anche a correre in piste più piccole, prima si correva con il puro sangue e si adattavano anche con la curva un po' più ristretta, quindi è un terreno secondo me molto faticoso per questi cavalli qui. Tu vivi ad Asti e quindi ci puoi dare anche un'opinione su un altro aspetto, perché non ci sono fantini di Asti? Ce ne sono pochissimi. No, c'è Donato di Asti, sì, perché ci sono poche corse, è vero che non portano avanti tante cose, ci sarebbero da migliorare anche in questo aspetto, perché non c'è una pista tutto l'anno, quindi è difficile tirar su dei ragazzi giovani, è vero. I ragazzi giovani però guardano a Siena. Sì, beh, certamente, tutti guarderebbero a Siena per il palio che è, e quindi vorrebbero tutti arrivare lì, però se non fai qualcosa qui non cresce niente nemmeno qui, ecco. Se tu dovessi andare a prendere un cavallo a ingaggio, che caratteristiche vorresti? Per questo palio? Caratteristiche, ma sicuramente cavallo da corsa, e questi da Clodia lo dimostrano, anche se secondo me vanno adattati, però caratteristiche, ci vuole sempre un cavallo da corsa e che ti dia almeno la possibilità che si adatti, ecco. Il fatto della finale, delle batterie finale, vuol dire che deve essere anche un cavallo che ha tanto fiato? Sì, ci vuole non il velocista, ma un cavallo che comunque che possa sostenere la batteria alla finale, che sono cavalli da 1600, 1800, comunque cavalli diciamo veloci, però che abbiano un po' di fondo. I cavalli per il palio di Asti si possono allenare facendo corse in ippodromo? Sì,
Secondo me sì, ci vuole anche quella, perché comunque ti porta avanti una corsa all'ippodromo, per, ma poi comunque devi comunque correre nelle piste, diciamo, della provincia, fare quel percorso lì, perché qui si gira con delle curve diverse, quindi devi anche adattarli, e quando arrivi qui l'ippodromo non basta, ecco, devi comunque lavorare diversamente. Abbiamo saputo che i tempi dei cavalli mezzo sangue sono stati praticamente identici, anzi un secondo inferiore a quelli dei puro sangue. Bella domanda. Guarda, i tempi anche nei puro sangue non andavano oltre i 1,14, se non sbaglio, ma e questa è una pista con tre curve, quindi partenza, curva, non puoi, non è che hai quel, puoi fare di più, ecco, ti ferma sempre, ogni curva ti ferma, quindi il mezzo sangue magari si esprime al massimo senza perdere azione e facendo quel tempo, il puro sangue te lo doveva accorciare, quindi è una pista da, secondo me, da quel tempo lì, non puoi andare meno di 1,14, ecco. Secondo me con le tre curve ti porta a fare quel tempo lì, in questa pista qua. Marco Scassa, il Don Bosco quest'anno è fra i favoriti. Lo dicono gli altri, non lo so, sì. No dai, a parte gli scherzi, abbiamo lavorato bene, avevamo già lavorato bene anche l'anno scorso, è da un po' di anni che stiamo lavorando bene e quest'anno abbiamo una bella accoppiata e cercheremo di fare tutto il possibile domani per fare bene. Non posso dire. Il cavallo è lo stesso cavallo dell'anno scorso, però è maturato probabilmente. Sì, si ricorre di nuovo con Umatilla, quest'anno ha potuto fare tutto un anno di provincia, quindi con Giovanni la cosa è stata programmata direi nei minimi dettagli, abbiamo fatto tutta una serie di prove, di corse e di pali che ci hanno permesso di avvicinarci a quello di Asti e adesso la cavalla c'è, è pronta, sta bene, l'abbiamo vista anche nelle prove di venerdì, ce ne sono tanti altri comunque che hanno fatto il nostro stesso lavoro, per cui non sarà facile domani. Questo anticipo di palio che cosa ha cambiato nelle strategie? Ma nelle strategie ti direi abbastanza poco, perché comunque la maggior parte dei cavalli che vediamo ad Asti e che vedremo domani in piazza sono cavalli che al Palio di Agosto a Siena è difficile vedere, per quello che mi pare di capire. Dal punto di vista delle strategie per quanto riguarda le monte cambia poco, quello che ha cambiato di più secondo me è tutta la settimana di avvicinamento al Palio che ha fatto crescere secondo me tanto tutti i comitati Palio e per me è stata una settimana molto bella, questo l'ha cambiato in positivo. Ecco, proprio di questo possiamo parlare, perché ad esempio il Don Bosco è una realtà che è raddoppiata negli ultimi 10 anni. Sì, diciamo è raddoppiata e questo anticipo di Palio con le scuole chiuse, con i bambini, con tantissimi ragazzi ha dato sicuramente quel pezzettino in più che serviva per poter mettere la ciliegina sulla torta, quindi da quel punto di vista lì devo dare a tutto il mio borgo un 10 lode, perché
hanno lavorato tutti bene, hanno risposto tutti bene, e avere tanta gente aiuta, è bello e fa piacere. Aiuta anche a sentire di più il palio, che era un po' quello che mancava qualche anno fa. Sì, guarda, quello che dicevo prima, sicuramente la cosa che ha permesso di vivere diversamente la settimana è stata quella di avere il palio in un periodo in cui le scuole sono chiuse. Questo veramente ha fatto sì che tutte le sere ci fosse festa in tutti i comitati palio della città e anche dei comuni. Tantissimi bambini, tantissimi ragazzi, gente in giro fino a tardi, le sedi aperte, cenini tutte le sere, durante il giorno tanti bambini che frequentavano la sede. Noi abbiamo avuto qua tutta la settimana bambini che hanno giocato dal mattino alla sera. Io, mio figlio, dovevo venirlo a prendere per dirgli andiamo a casa a fare una doccia, perché altrimenti andava avanti a oltranza. Quindi è bello, questa è la cosa più bella, assolutamente. Questo è il futuro, è iniziato oggi, quindi sono felicissimo. Giovanni, per te questo 2018 com'è stato? Oddio, per ora i risultati importanti non ci sono stati, l'annata non è media. Non ci sono state vittorie, niente, c'è rimasto il palio ora di Asti, domani, e si cerca di finire in bellezza. Un 2018 che è stato sottotono perché qualche cosa non è andato come doveva andare nelle strategie che ti hai rifatto tu? Ma no, non tanto questo, le mie cose tra virgolette hanno funzionato, è un po' la sorte, magari qualche errore che ci sta, è umano, e questo è mancato. Esistono ancora i fantini che hanno tanti uomini da mettere al canape? No, dai, non... no, secondo me no, vabbè, chi c'è se lo merita perché si impegna durante l'anno e dimostra di essere all'altezza di esserci. Che non la vedo così. Quanto è diverso un palio che ha una batteria e una finale da un palio a corsa secca come il palio di Siena? Vabbè, molto più difficile, comunque la sorte nella batteria, in base con chi capiti, se ti capita una batteria facile e nelle prime il cavallo ha tempo di recuperare tot tempo e te lo trovi più fresco in finale, e invece ci sta che ti trovi la batteria più difficile, magari la terza come è successo a noi l'anno scorso, e dopo mezz'ora fai la finale i cavalli non possono ripetere la stessa prestazione, palio molto più difficile. La pioggia caduta in questi giorni ha reso ancora più pesante la pista, l'hai vista, sei andata a controllare? Sì, ho fatto un giro oggi, secondo me è migliorata, l'acqua la sesta un attimino, se domani fanno un bel lavoro penso si trova un fondo buono. Tutti pronti, tutti preparatissimi noi a cavallo, i cavalli sono ormai bombe a mano, pronte a esplodere in qualunque momento, si parla di galoppo chiaramente, però a fortuna è determinante la batteria rispetto a un'altra, anche perché è un palio con tante accoppiate importanti. Io ho il cavallo da batte, io mi ritengo un fantino da batte e sono contento di essere a San Secondo perché è passata una bella annata
c'è stata armonia, non c'è mai stato un momento di disguido né con la scuderia né con loro, cioè tutto è filato per il verso giusto tutto l'anno. Mi sto divertendo, 4 giorni che sono volati in un attimo, sicché vuol dire che tempo da annoiarsi non c'è stato. Penso di vincere. Vi deve guardare San Secondo? Vi deve guardare San Secondo domani? Il Palio è sotto il segno di San Secondo. Io ho trovato un clima bellissimo, un gruppo di giovani che si sono impegnati tantissimo, mi hanno trasmesso tante emozioni. Spero domani di poter contraccambiare in meglio. Senti, quant'è la voglia sempre che hai di rimetterti in gioco ogni volta? Guarda, ti dirò, diciamo che aumenta di volta in volta, anche perché se no non sarei arrivato a questo punto e magari avevo smesso prima. Totalmente diversa da quella a cui era abituato. Beh sì, è un palio totalmente diverso, un palio molto tecnico, perché sono tre batterie più la finale, un palio in cui i cavalli insomma si richiede un impegno anche fisico importante, sono cavalli molto atletici, sono bello, anche questo è molto bello. È quindi un'esperienza che ti sta lasciando qualcosa? Anche dal punto di vista, forse un confronto anche diverso con i cavalli qui arrivano già scelti, quindi arrivano già con uno studio fatto dalle stalle, dai comitati del palio, anche, come hai detto te, più tecnico. Ma sì, diciamo che sono cavalli che sicuramente arrivano già con il proprio fantino, con la propria scuderia, quindi già li conoscono, ecco, quindi già conoscendoli hanno anche delle possibilità di impiegarli in maniera diversa, no? Con più conoscenza proprio dell'animale, per cui questa per me è una cosa completamente nuova, perché a Siena chiaramente è diverso. L'addestramento fatto qui a Asti è comunque segue su grandi linee quello che è stato fatto a Siena. Si vedono nelle prove, voi chiaramente da medici, da persone competenti del settore, vedete cavalli che si adattano in maniera migliore al percorso grazie all'addestramento? Ma sì, l'addestramento, io ho sempre pensato, è una cosa fondamentale per la preparazione dei cavalli alla corsa. Quindi Siena insomma ha creato un modello esportabile in tantissimi pali, quindi è giusto insomma che si utilizzi e non si perda, no? E non, insomma, che si utilizzi al meglio questa esperienza positivissima. Ci sono tra questi 21 cavalli anche delle vecchie conoscenze importanti. È stato bello rincontrare Preziosa Fenelope? Sì, certo, chiaramente sì, è stato molto bello, emozionante, perché poi è una cavalla insomma forte, passionale anche. Sì, che a Siena ha lasciato un segno importante, ma non c'è solo Preziosa Fenelope. Preziosa Fenelope, questo si può dire, è la regina. Sì, diciamo che tra le cavalle e la regina, ok, va bene, sì. Il mio palio dura
tutto l'anno, più o meno dall'età dell'adolescenza. Il palio per noi di Asti è tutto l'anno, è stare in sede e vedere che cosa succede e portare via un po' i ragazzi dalla strada e farli trovare un'appartenenza che è quella che è il nostro rione, e quindi diventi parte di tutto quello che è poi la settimana del palio, che è il momento dove si spera di portarlo a casa. E quindi, come dire, non è solo la corsa è solo il fine di quello che poi in realtà è un lavoro che dura veramente tutto l'anno, e per tutti i ragazzi che stanno dietro a portare avanti questa manifestazione, che secondo me è una delle manifestazioni più belle che ha la nostra città. E quindi viva il palio e viva tutte le persone che lo amano e continuano a far sì che questo continui ad esistere. Insomma, questo è quello che penso. Il mio palio è terribile, perché quest'anno li ho girati quasi tutti i pali d'Italia. Questo è un po' particolare perché è un palio per la prima volta, si fa il palio la prima domenica di settembre, e dunque è un palio che si prova a fare la prima domenica di settembre per i ragazzi, per i giovani e per i turisti. E per me il palio è sempre, è vita, dunque è il massimo, e lo vivo anche molto molto forte. Il mio palio è sofferenza e sorrisi. Rione Cattedrale è troppi anni che non vince, ma in realtà forse quello non è proprio la mia più grande preoccupazione. Insomma, si vive alla giornata ogni giorno dell'anno questa grande emozione che è famiglia e sorrisi e lacrime. E certo, poi si arriva in questi giorni in cui la più grande ambizione è quella di sollevare quell'ambito drappo, però è anche tanto altro, è viverlo appunto tutto l'anno con un sacco di amici, di famiglia, e preparare il corteo storico e far vedere i ragazzi che sbandierano, che suonano il tamburo, che crescono all'ombra della nostra cattedrale, che è la cattedrale gotica più grande del Piemonte, che è un sogno e che invito veramente tutti a vedere almeno una volta nella vita. Quindi il mio palio è questo, è emozione pura, è condivisione, è forse veramente la più grande espressione di me, perché nel palio io riesco a trovare veramente il mio spazio di espressione di me stessa. Renato Bircolotti, la mattina del palio di Asti. Le impressioni di queste giornate astigiane? Ma queste giornate astigiane passate così, diciamo, anche a riposarsi più che a lavorare, magari perché purtroppo il tempo non è che ha aiutato tantissimo. Il problema era la pista, il problema è che stanno lavorando sulla pista per ripristinare un discorso di omogeneità del terreno, che non abbia zone differenti, quindi per l'appoggio del cavallo mentre corre, per fare un cambio di terreno che possa essere pericoloso. Per il resto abbiamo passato 3 giorni piacevoli in questa calma apparente che è prima del palio, ma il tutto si inizia. L'accoglienza degli astigiani, insomma, a gran voce chiedevano il tuo ritorno. L'accoglienza degli astigiani è forse il regalo più bello, come abbiamo detto tante volte. Il regalo più bello per un mossiere è arrivare in una città dove ti vogliono. La cosa più difficile è mantenere quello che loro, per cui ti hanno voluto. E quindi non è tanto il fare, è il rifare il problema. Primo palio per te qui a Asti con i cavalli mezzo sangue. La tua storia astigiana parla di tanti pali fatti con i furi al canape. Questi sono cavalli che in teoria dovrebbero essere molto più gestibili, molto più abituati a questo tipo di partenza.
Sicuramente, perché comunque sia sono cavalli che corrono veramente tutto l'anno per arrivare a fare pagli, quindi l'addestramento è maggiore, ma è maggiore anche rispetto ai cavalli puro sangue di prima, perché puro sangue si correva, però non è che si facevano tantissimo le corse, perché impara a Siena, che comunque sia il circuito d'addestramento, è molto più frequente come giornate di corse. Il mezzo sangue è un cavallo sicuramente più testato al canapo, quindi giustamente questa domanda che mi fa Eleonora vuol dire che i cavalli stanno al canapo, quindi vediamo chi non ce li fa stare, perché se il cavallo sta al canapo e non ce lo fai stare diventa un po' un problema. Quindi il fantino sicuramente guarderà Asti, lo saluterà, ci ritornerà fra tanti anni. Quindi ci dichiari l'intenzione di gestirla in maniera molto fiscale? Ma diciamo che il mio modo di fare ormai avrò anche annoiato, forse, che lo conoscono tutti. Io non do noia, non do fastidio, io sono lì per lavorare, per far partire tutti. Se c'è la collaborazione, ben venga, si perde il minutino in più, come ho detto al briefing, non è un problema. Perdere il minutino in più perché ti vengo in soccorso, ti vengo in aiuto. Questo vuol dire che chiedo non la collaborazione, la massima collaborazione, perché io ti do tutto quello che ti posso dare. Se me lo restituisci, tanto di cappello, se non me lo restituisci, si diventa fiscale. Michele Gandolfo, capitano del Palio, un ruolo che non è soltanto scenico, non è solo questo bel costume, che cosa significa? Ma principalmente il capitano del Palio possiamo dire che è il giudice della corsa, nel senso che io insieme al mio gruppo di magistrati e cavalieri eletti abbiamo il compito di controllare che durante la corsa, durante la partenza e tutto venga svolto nel rispetto del regolamento. Abbiamo il compito di comunicare quando un cavallo viene scartato dalle visite mediche, abbiamo il compito di comunicare quando un cavallo deve essere scartato dopo le visite mediche, magari per problemi all'allineamento al canapo, o deve essere fatto retrocedere durante la partenza perché può calciare o perché prende il fantino due richiami e quindi è costretto a spostarsi nella posizione più esterna, nella posizione indietro, e quindi diciamo che fa da garante che il regolamento venga rispettato. Un ruolo anche durante l'inverno? Sì, ovviamente il palio, come tutti i pali credo, viene vissuto 365 giorni l'anno. Noi durante l'anno presenziamo ai vari incontri, alle varie cene dei comitati, agli eventi che ogni comitato del nostro palio crea e svolge durante l'anno, e abbiamo il compito di presenziare e abbiamo diritto di voto nel Consiglio del Palio, e collaboriamo col Collegio dei Rettori, che è l'unione di tutti i rettori, per cercare di migliorare sempre di più la nostra manifestazione. Lo spostamento della data è stato visto in maniera positiva e sembra che abbia portato dei risultati anche positivi. Ma sì, diciamo che lo spostamento della data era stato fatto per diversi motivi, tra cui ovviamente i bambini non andavano a scuola, quindi potevano vivere in maniera più attiva al palio. Abbiamo visto che ci sono stati molti comitati che hanno portato i loro ragazzi a vedere il Museo del Palio, a fare eventi per tutta la settimana, quindi questo è stato positivo. L'avevamo fatto anche un po' per il tempo ci ha giocato un po' uno scherzo perché ha piovuto per due giorni, oggi però la giornata sembra buona, quindi siamo sicuri che verrà un buon palio. I numeri sono cresciuti e tanto, soprattutto nelle cene, siamo arrivati a cene con 500-600 persone, cosa che per un palio che conta 21 partecipanti è comunque un numero già buono, perché è chiaro che avessimo una metà di partecipanti la città sarebbe divisa in maniera più uniforme. Avendo così tanti partecipanti è normale che la gente si sparpagli un po' in ogni comitato in base al cuore che pulsa per un determinato colore. Del vostro gruppo, il momento più bello, più spettacolare è quando chiedete la possibilità di correre il palio. Spettacolare per gli altri, ma anche emozionante per voi? Ma questa è la terza volta che chiederò al sindaco la licenza di correre il palio con la frase di rito.
dire che è emozionante è dir poco, perché si crea qualcosa di surreale. Praticamente la piazza è gremita, rumoreggia, incita. Nel momento in cui io parlo e chiedo la licenza, il sindaco mi risponde, c'è un silenzio che direi che è assordante. Perché? Perché si, come se si svuotasse tutto e si aspettasse solo la frase di rito finale del sindaco: andate che San Secondo va assista. In quel momento si assiste a un boato, ho la pelle d'oca adesso solo a pensare a quello che succederà dopo. È emozionante, non riesci neanche a descriverlo, perché è una di quelle emozioni particolari che si svuotano in un attimo, ma che ti danno una carica tremenda. Si vedono poi dalle foto che si vedono in giro, in cui la mia faccia è carica di energia, perché è un orgoglio per me, per il mio gruppo, ricoprire questo ruolo. Ecco, parlavamo di gruppo, quanti siete e che ruoli diversi avete? Allora, siamo in 12, io ho un vessillifero che è Claudio Valente, vessillifero storico, più di 30 anni all'interno del gruppo del capitano, praticamente è un'autorità più del capitano per la saggezza e l'esperienza che ha. Ogni anno ci dice che smette, ma ogni anno poi lo ricominciamo a continuare con qualche gabola, quindi è l'unico che sta davanti al capitano perché porta il vessillo del comune. Dopodiché dietro di me ho i miei due magistrati, che sono le due cariche più importanti dopo il capitano sulla piazza, e a scendere ho tutti i miei cavalieri eletti, due scudiere e sei cavalieri eletti, che hanno il compito di dislocarsi lungo la pista, e se si vede qualcosa che va contro il regolamento vengono a comunicarlo al capitano, che poi se necessario prenderà i provvedimenti del caso. Claudio Valente, il vessillifero, da quanti anni? Dal 1985 ininterrottamente, più due anni prima in veste di cavaliere e quattro sfilate con i borghi, quindi totale 40 anni di palio. In pratica la storia del palio dopo la ripresa quasi? All'incirca, più o meno sì. Quanto è cambiato il palio da allora ad oggi? È diventato molto più professionale, perché all'inizio era comunque professionale, ma era un ritrovarsi tra amici. Poi man mano sono state fondate le varie commissioni, i vari enti, i vari ordini di comandanti, per cui è diventato professionale ai livelli di oggi. Voi non avete soltanto un ruolo scenico, avete anche un ruolo nella... di comando, cioè di controllo, non comando, controllo. Il controllo che tutti gli organi preposti svolgano bene il loro lavoro. Quindi dal mossiere alla commissione tecnica, alla commissione artistica, al controllo dei personaggi della sfilata, viene sotto il nostro... il controllo del capitano. In 40 anni una cosa indimenticabile? Beh, per quanto mi riguarda, cose allegre, perché poi ce ne sarebbero molte altre, ma la mia caduta nel palio straordinario del 2000 è stata mitica, per cui mi sono divertito a cadere. Franca, due punti, Rione San Martino, Borgo San Rocco. Nata e cresciuta in queste vie, con la gente che mi ha vista bimba, con il palio della rinascita nel 67, per il quale io ho detto: se un giorno farò parte di un rione, farò parte del Rione San Martino San Rocco, con i miei colori bianco-verdi che hanno accompagnato tutta la mia vita. Sono entrata in comitato ragazzina, ho ricoperto tutti i ruoli possibili fino a raggiungere la massima carica da rettore nel novembre 2006, e dopo 27 anni che non vedevamo il palio tornare nelle nostre vie, nel 2012 finalmente c'è stata questa gioia e io ho avuto il grande onore di poter essere un rettore vincitore per il mio rione, per i colori bianco-verdi. Casa mia è bianco-verde,
la mia vita è bianco-verde, nelle mie vene scorre sangue bianco-verde, non abbandonerò mai questi colori. Io ho visto, tanta gente ha visto me crescere per queste vie, e io ho visto tanti bimbi crescere che adesso sono all'interno del comitato e che stanno facendo praticamente quello che ho fatto io, e io li vedo con tenerezza, con gioia, percorrere la stessa strada che mi auguro li porteranno a vivere le stesse emozioni che ho vissuto io, le stesse gioie che ho vissuto io, le stesse delusioni che ho vissuto io, versare le stesse lacrime che ho versato io, ma tanti sorrisi, sorrisi che ho potuto fare io in tutti questi anni di militanza in una contrada secondo me fantastica, perché è composta da gente umile, semplice, operosa, che vive il Paglio come una famiglia tutto l'anno, e noi siamo definiti come quelli, detto in dialetto piemontese, tutto in bloc, tradotto in italiano tutto un blocco. Il San Martino San Rocco è così, tutto un blocco. Il mio Paglio è la mia vita, è la vita di tutte le persone che mi sono intorno, che mi vogliono bene, e io voglio bene a loro con tutto il cuore. Ok? Grazie, grazie a voi. Allora, il Paglio per me è una cosa che mi porto da quando sono piccola. Sono cresciuta in questa contrada, sono nata qua. Sono i colori che sento dentro di me da, e me li sono portati anche a Siena, perché ora nonostante tutto vivo a Siena, ma ogni volta che c'è il Paglio ad Assi per me è importante tornare a casa, tornare tra la mia gente, tra le mie amicizie, con le persone con cui sono cresciuta. I miei genitori c'erano in contrada prima di me e mi hanno trasmesso tutti i valori comunque legati al mondo del Paglio e tutto quello che comunque negli anni ho imparato. Per me il Paglio è un po' come, per respirare ci vuole l'ossigeno e per far battere il cuore per me ci vuole il Paglio. Ho scelto il nome Martina per lei, non a caso, perché siamo nel borgo San Martino San Rocco e lei quindi doveva avere per forza questo nome. Se nasceva maschio si sarebbe chiamata Rocco, è stato più fortunato a nascere femmina. Un volto storico tra quelli dei capitani del Paglio di Assi. Io la guardavo prima mentre c'era l'esibizione, prima della finale, non perdeva un attimo. Quanto rimane al capitano del Paglio, della gente del Paglio, di questa giornata straordinaria, anche quando non lo è più? Beh, ti rimane addosso, ti rimane dentro, è un qualcosa, chi ha vestito i panni del capitano non li smette più, cioè sei capitano per sempre, e quindi l'emozione del Paglio, la competizione, l'emozione dei borghigiani, dei rioneoli è fantastica, cioè io la vivo esattamente come la vivevo da capitano, è una cosa che non può cambiare, l'emozione è sempre quella. E la città vi ama, perché tutti gli anni quando c'è il galoppo del capitano e del gruppo dei suoi cavalieri la piazza esplode. È tanto l'amore che date al Paglio, ma è anche tanto quello che ricevete. Sì, sì, assolutamente sì, riceviamo veramente tanto. La città veramente ci ama, perché quando noi andiamo in giro per la città tutti quanti ci salutano. Buongiorno capitano, buonasera capitano, insomma è veramente una cosa molto bella. Poi io purtroppo ho avuto un momento molto difficile nella mia vita, proprio mentre ero capitano, e credo che la città mi abbia veramente sostenuto, cioè credo di aver superato quello che ho superato anche grazie a tutti i miei concittadini.
piccolissimo, sì. E allora già pensate, dicevi, io lo voglio fare. Un po' più in là, dai, sì. La cavalla magnifica, è un amore. Io quanta rabbia c'era dentro. Fede, tanta. Fede, sei astigiano, dillo Fede che sei astigiano. Vai, tanta rabbia. La rivincita ce l'hai avuta oggi. Sì, è stata una rivincita. Bello, bello. Tutti dietro, bello. Sei dello sponsor, No, bisogna sponsor. Pinello. Ma lui è mitico. Però per cortesia, state in modo rincorsa quando mi fa. Sì, un po' di feste si fanno, sì. Sono messo male secondo lei? Meglio non poteva sperare. Ma scansato, però ci sto già vedendo adesso, non si devo fare. Ragazzi. Ah.